Amanti dello spinning, amici del canale, benvenuti a questo nuovo video e benvenuti all'ennesimo appuntamento con l'angolo dell'artificiale. Dopo l'ultimo video con il Peche 113 di 50 grammi artificiale molto pesante per uno spinning medio pesante o short jig, oggi andiamo a vedere un artificiale molto molto particolare che può essere utilizzato in varie situazioni e anche soprattutto in acqua bassa. So che in Italia molti spot sono quindi con acqua bassa e questo artificiale, che è molto particolare, a me piace veramente tanto, farà al caso vostro. Andiamo a vederlo insieme. Ed ecco l'artificiale Retrill di Pass Design. Sicuramente gli spinner più evoluti lo conosceranno di sicuro. La prima cosa che mi ha dato una bellissima impressione è il disegno. Ha un disegno incredibile. Non è un mino, non è un palettato, non è un VTD, non è un popper. La parte estetica è quella che veramente mi è piaciuta di più. Questo disegno fine, molto stilizzato, è qualcosa di veramente incantevole. E questo disegno praticamente può piacere a qualsiasi predatore. È simile a un'aguglia. E questa linea sicuramente può fare la differenza in quelle giornate dove i pesci sono apatici. Quando parlo di disegno non mi riferisco solo alla linea, ma anche quello che c'è all'interno. Grazie a questo e all'idrodinamica è chiaro che conferiscono un movimento molto molto particolare di questo artificiale. Quando viene lanciato va via libero nell'aria, non fa l'effetto elicottero assolutamente, come molti artificiali di questo tipo fanno, però lancia veramente 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 bene. Ci sono vari modelli di questo artificiale, si parte dal 75 fino ad arrivare al 150 SG. Io li utilizzo sia per l'ultralight con il piccolino da 75 o il 100 che vanno da 7,4 grammi fino ad arrivare al 150 SG che è 16 grammi. Non è un peso enorme, ma non è nemmeno poco. Quindi c'è tutta la gamma che ci permette di poter insidiare dai piccoli predatori, di poter insidiare anche predatori più importanti con il 150. E andiamo ai recuperi. Questo è un artificiale soprattutto adatto per la spigola, ma non solo, con un recupero lento, con piccoli tocchi di punta non troppo incisivi ma accompagnati, è l'ideale per insidiare la spigola. Ma con un recupero lento lineare, possono tranquillamente essere ingannati anche i barracuda. Io sostanzialmente lo uso in questa maniera. Alle prime luci dell'alba, quando ancora non c'è la luce, tendo a fare un recupero lento, lineare lento, senza fare assolutamente nulla. E mi è capitato più di una volta, come vedete qui sopra dalle immagini, di fare catture notevoli. Questo è un artificiale che è sinking, ma ovviamente appena lanciato e recuperato subito, non essendo slow sinking, è un artificiale che non ha questa velocità di caduta rapida. Quindi se lo lanciate e iniziate a recuperarlo subito, potete tranquillamente usarlo anche in batimetriche d'acqua veramente limitate, che potrebbero essere i 30 e 50 cm. Lui lavorerà sul pelo dell'acqua con canna leggermente alta, potete tranquillamente farlo lavorare veramente in superficie. Poi quando arriva la luce o il sole, cambio completamente il recupero. Questo è un artificiale che può essere usato anche tipo VTD, quindi per dare un po' più di movimento, e come mi è già capitato anche di avere attacchi di serra sia sul piccolo da ultralight con delle belle catture, sia sul grande da 150 dove ho perso un serra enorme dove mi ha piegato l'ancoretta. Quindi può essere utilizzato in svariati modi e quindi lo utilizzo molto rapidamente, come se fosse un VTD, lo faccio muovere molto rapidamente sull'acqua in maniera veloce, stile VTD, e dà degli ottimi risultati. Secondo me è la migliore soluzione per quando c'è luce, per quando c'è già sole, dare un po' più di movimento all'artificiale, e ho visto che mi ha dato dei buoni risultati. Chiaramente se siamo in presenza di spigole utilizziamo il recupero più lento, ovvero quello che vi ho detto all'inizio.
piccoli tocchi di punta e non esageratamente secche, accompagnate. Questo è il recupero che più si adatta alla spigola, ma anche al barracuda. Una cosa che non dobbiamo fare però è non fare dei colpi di punta troppo esagerati, perché altrimenti si andrebbe con le ancorette ad intrecciare il nostro finale, il nostro fluorocarbon. E quindi bisogna cercare di fare sempre dei colpi di punta delicati, accompagnati, non troppo secchi, altrimenti si rischia di andare a prendere il nostro fluorocarbon con le quattro ancorette. Altra cosa che mi sono reso conto di questo artificiale, che funziona bene con le aguglie. Ho provato la versione 150 con la canna, una 520, questa 16 grammi, 150, funziona benissimo con le aguglie, perché con le sue quattro ancorette e avendo l'aguglia, questa bocca molto lunga, affusolata, piccolina, ho veramente visto poche slamate e quasi tutte le imboccate che hanno tentato di fare sono andate a segno per via di queste quattro ancorette. Viene pizzicata da una parte o dall'altra e l'aguglia ci rimane secca. E quindi, ragazzi, anche per questo artificiale è tutto. Volevo condividerlo con voi perché mi ha veramente dato delle buone catture. Come al solito, i migliori artificiali che ho in cassetta e quelli che mi hanno dato più soddisfazioni cerco di condividerli con voi. Questo è uno di quelli, un artificiale che veramente è molto particolare. Secondo me vale la pena averlo in cassetta, è una cosa molto diversa dai soliti artificiali, dal Mino, dai palettati, dai VTD classici. E può fare la differenza in variate situazioni. Abbiamo detto che c'è la versione da 75, da 100, 120, fino ad arrivare alla versione 150 per 16 grammi. Ragazzi, anche per oggi è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente, se vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi le nuove uscite. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. On when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough, calluses.